È un tranquillo giovedì di fine febbraio e tutto il Canton Ticino è incollato davanti al televisore per seguire il suo programma preferito, cioè? Il Maurizio Battistoni Show. Che cos'è? Ma cos'è? Silenzio, che cos'è comincia? Il Maurizio Battistoni? Boh. Vediamolo. Allora continuiamo a conoscere i nostri ospiti. È la più importante poetessa vivente del Canton Ticino. È uguale. Ha scritto una trilogia in versi, Il canto del Toblerone, Frammenti di polenta a taragna, certo. E Eutanasia della Grolla, la signora Gagnolato. Però, dire che in Svizzera c'è un Maurizio Battistoni Show, sì, presentato da Costanzo stesso, direi. Pensate, pensate, questa donna è l'unica svizzera che ha portato tutti i suoi risparmi in Italia e li ha investiti in botte. Un genio. È la signora Gilardoni, complimenti. Sì, complimenti. E l'altra, la ragazzina. E ancora? Sì. Questa signora ha 70 anni, pensate che bene. Fa la ragazza Cubo in discoteca. Ma quella. E si esibisce tutte le sere al Cursal di Bizzarrone. Cursal di Bizzarrone. Devi dare accuratamente la ragazza Cubo. Chi altro c'è? Lo conoscete tutti, è il più importante stilista del Canton Ticino, il signor Gervasoni. No. Il più importante stilista, capito? Il Bizzarrone. Vestito elegantissimo, accolto da un'ovazione. Pensate, questa è una storia drammatica. Questo uomo è affetto da lupus eridematoso, da morbo di Flaiani, dal Basedov, dall'artrite reumatoide, dalla spondilartrosi bilaterale, dalla gastroduodenite pilorica, dall'orticaria, e c'è anche il piede valgo. Ma chi sarà mai? Oggi quindi. Io un'idea ce l'ho, anch'io. Racconterà la sua storia, evidentemente drammatica. E quest'uomo, oltretutto, deve convivere tutti i giorni con la sinusite, pure. Il signor Rezzoni. Solo lui poteva avere tante malattie. Non ha un nome, si chiama signor Rezzoni. E basta. Cosa male? Uber con te. Bravo. Bravo. Come sta, signor Rezzoni? So anche una punta d'ernia. Meno male. Festeggiare. Sono fuori proprio stamattina. Pensa che fortuna. Mi vuoi cominciare a parlare? Mi parli pure dei suoi Sentiamo. Problemi? Sì, i problemi sono tanti. Allora diciamo che già da bambino. Cos'è? Già da bambino avevo una sindrome di. Si sente male? Non si sente bene. Non c'è. C'è un disturbo. C'è qualcosa che non va al microfono. C'è vuoi mettere a posto qua? Vuoi mettere a posto il microfono? Sì. Si sente qua? Sì. Ecco, adesso a posto. Cosa c'è? Oh mamma. Che c'è? No, ma lei no, sta male. No. Cosa succede? Ma sta male. Uber. Niente, non c'è problema. Al massimo gli viene un collasso. Ma tanto come, questo come sta collasso? Sulle collasso? Sì. Sta male. Togli il microfono. Non ha capito quello. Ancora non ha capito. Il microfono. Il microfono. Mi pare evidente che sta male. Fa interpretta col pesbeck. Mamma. Ma scusa, dov'era Uber? La stanza a fianco? Che salto! No! Che? Ha ucciso Schulz! Ma no! L'ha ucciso! Chi ha sparato? Ma Braccardi! Braccardi! Pure il camera! No! No! Ma perché? Ma no! Però l'ho salvato, eh! Tutto è bene quel che finisce bene. Poteva rimanere offeso. Eh sì.